Benvenuti all'edizione flash del TG di Irpinia News. La terra torna a tremare a confine tra il Foggiano e l'Alta Irpinia. Nella notte una lieve scossa di sisma di magnitudo 2.3 è stata registrata nel distretto sismico Monti della Daunia con epicentro tra Greci e Orsara di Puglia. Andiamo avanti con la cronaca. Un giovane brasiliano di 30 anni è stato tratto in arresto perché inosservante alla prescrizione della sorveglianza speciale imposta dal Tribunale di Avellino, lo stesso che annovera a proprio carico numerosi pregiudizi di polizia per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato e identificato ad Avellino. Ancora cronaca, gli agenti della mobile di Avellino hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli un 23enne bulgaro di fatto domiciliato a Paternopoli perché responsabile di furto aggravato in un'abitazione commesso nel proprio paese di origine. E concludiamo con la pagina politica, precisamente ci spostiamo a Palazzo di Città. Sarà infatti il Consiglio Comunale il luogo addetto per nominare i nuovi assessori dell'esecutivo di Paolo Foti. La comunicazione ufficiale ci sarà giovedì, riferisce il Primo Cittadino. I nomi sono Anna Rita Marchitiello, alla quale verranno assegnate le deleghe al personale, e Guido D'Avanzo, l'ex assessore dell'esecutivo Galasso, al quale spetta la delega al patrimonio. Con la pagina politica si chiude l'edizione flash del nostro telegiornale. Auguri di buon pomeriggio.